Facci vedere una balestra italiana. Eravamo arrivati a questo punto, no? Quindi direi di partire da quella un po' più vecchia, tra virgolette. Eccola qua. Che bell'arco! Ta-tan! Eccoci La qua. silhouette dell'arco è bellissima. È completamente diversa rispetto a una balestra tedesca, e si capisce. Questa, ad esempio, la possiamo vedere al Martirio di San Sebastiano di Pollaiolo, ok? È ispirata. Oppure è estremamente simile ai pezzi che abbiamo visto, che abbiamo menzionato prima, alla cavalcata dei Magi del Gozzoli, che è del 1459, oppure che è sempre con arco in acciaio riflesso, eccetera, eccetera, oppure, beh, diciamo che ci sono svariati tipi di iconografie che la rappresentano, più o meno è quella un po' più antica, come dicevamo prima, escluse naturalmente le balestre composite e le balestre in legno nell'iconografia italiana, come menzionavamo prima, la battaglia di San Romano, piuttosto che ad esempio il combattimento navale all'interno del Palazzo Pubblico di Siena nel 1408, di Spinello Arentino. Esatto, c'è questa balestra che ha queste caratteristiche qua. Naturalmente la definizione è una definizione di un disegno di primo 400, non è un rinascimento, quindi non si vedono tutti questi dettagli, non è assolutamente un Gozzoli che dipinge piuttosto che un pollaiolo, non è neanche un Signorelli, quindi bisogna un po' accontentarsi di quello che fornisce il disegno. Allora, quali sono le caratteristiche di questo pezzo? Intanto il teniere è completamente squadrato, ok? Si vede, è molto, Bello dritto. molto, molto semplice, però non ha la stessa sezione in tutti quanti i punti. Si può vedere, eccolo qua, si capisce comunque che la prima parte è più stretta, poi abbiamo l'arco riflesso con doppia nocca, ok? Il caricamento non è a martinetto perché il martinetto non lo documento in questa epoca, non esiste. L'unico strumento di caricamento che ho per documentato, certificato, tra virgolette, per questi anni qua, ovvero la prima metà del 400, di fatto è la carrucola, è la cintura di Sansone, la carrucola, piuttosto che il gancio non carrucolato, quindi quello che si attacca direttamente alla cintura, che devi sollevare con le gambe direttamente tutto quanto il carico. E questa è una cosa che mi ha sorpreso profondamente, perché sempre parlando di rievocazioni, è una costante vedere per la metà del 400, ad esempio, il piede di capra, oppure il martinetto, piuttosto che il vercello. È una cosa che non sono tutti quanti strumenti che io documento per la fine del 400. Anzi, il piede di capra addirittura faccio fatica a documentarlo nel 400, se non un caso che però non è che il caso fa la regola, ma comunque del 1498, quindi proprio Al l'ultimissimo. limite. Sì, quindi vabbè, facciamolo passare per gli anni 90, ma comunque sicuramente non per gli anni Poi veramente precedenti. strano perché uno verrebbe a pensare che il piede di capra è magari una cosa più semplice tecnicamente, però mi viene anche in mente che in effetti il vantaggio a livello di leva non è fantasmagorico, quindi magari Beh, anche per un raggio basso, boh. però tu considera quello che è di fatto il piede di capra, che è una leva con spostaggio del fulcro progressivo, ok? Quando lo vedi è semplice, ma se tu non l'hai mai visto in vita tua, ok? Provare di immaginare di alzare qualcosa con una leva che sposta il fulcro, ovvero il punto d'appoggio, in modo progressivo man mano che il carico aumenta. Ok, per spostare più vicino anche la corda, tra l'altro, non è esattamente una banalità in un contesto medievale, secondo me. E secondo me è più che giusto che compaia alla fine del 400, proprio su quegli anni là. E, piuttosto ci sono menzionati e disegnati simbolicamente tutta una serie di sistematiche di caricamento che rappresentano una vite, d'accordo? Cioè sistemi di ancoraggio che si staccano qui, c'è un simbolo di una vite qui in mezzo, un sistema che si gira, eccetera, eccetera, e la corda che va indietro. Ok, bellissimo, mai visto un reperto. Ok, qualcuno ha avuto la concezione di dire con una vite si farebbe meno fatica, ma attualmente non ho mai visto nessun tipo di applicazione nell'iconografia reale, ok? Se non in trattati che siano più o meno attribuibili
a Taccola piuttosto che a Leonardo da Vinci, piuttosto che a altri, insomma. Quindi c'è tutto anche un simbolismo dietro, cioè si aveva idea di, però non è molto chiaro. Comunque, le differenze principali con la balestra tedesca, ok, oltre all'arco in acciaio, sono che c'è la totale assenza di Di guancette, non rinforzi. sono decorazioni, ok? Questo perché? Perché il taniere è semplicemente così grande, così largo, da poter sostenere il carico del perno. Ciò nonostante ho visto reperti con crepe qui. Ok, questo, quindi questo significa che è un problema che conoscevano bene. Poi tantissimi reperti che ho visto, italiani, sono rotti qua, in prossimità della parte laterale, che non sono guancette riportate, è un pezzo È un lungo. unico blocco. Categoricamente un unico blocco. La noce ha il suo sistema, d'accordo? E qui non solo non è presente il perno, ma non è presente neanche la corda. Vai. Ti sto per fare la grande domanda. Perché non è ancora caduta? La stai tenendo in verticale, ma ancora no. Wow. Ok, io in questo momento nel mio cervello c'è tipo un documentario stile cartone animato in cui c'è il balestriere italiano che sta lì, tira, il tedesco schiva la freccia e però gli arriva La la noce. noce, la noce in testa. Allora, non è una cosa che è stata scontata neanche per me, perché quando io sono andato a vedere i reperti italiani, ho detto: non è possibile che siano così, Cioè. non ci credo. Restio, no, hanno sbagliato. E beva. Hanno sbagliato loro, hanno sbagliato qua, hanno sbagliato su, hanno sbagliato. Non è possibile. Com'è possibile? Come fa? No, non cade mica, vedi. Quando spari, tra l'altro, la noce gira, ma rimane lì. Ok? Lei gira come una scheggia, eccetera, eccetera, ma rimane lì. Attuale. E un'altra cosa che si può constatare nello stile di tiro dei balestrieri italiani, ok? Si vede spesso, ma non sempre, ma molto spesso, si vede come tirano. E loro tirano con il pollice sinistro sopra la noce, in questo modo qua. La paura mi sta già venendo per i miei pollici. Ah. L'ho fatto un milione di volte, non succede niente. Proprio non, si sente sotto il pollice che passa una corda ai 300 km/h, passa la berretta, passa sta ruota che gira, ma non tu sul pollice fisicamente, è come, sembra quasi di accendere un accendino, ad esempio. È una cosa Ah, proprio. ok, quindi nulla di... Sì, basta Wow. non premere, altrimenti è un brutto quarto d'ora, eh. Altrimenti va insieme al... Bisogna semplicemente un po' appoggiare, semplicemente appoggiare il pollice più o meno qua, senza tante pretese. Questo tiene il berrettone fermo, tra l'altro, nella sua pista e fa un sacco di benefit, insomma. Poi nota che non sono presenti corde, Corda. ok? Quando ho visto l'iconografia ho detto: ma com'è possibile? Si sono dimenticati di segnarle. Dice, Quando ho visto i tutto facile, cartellari: lui andava lì a disegnare di corsa. ma com'è possibile? Si sono dimenticati? No, non è possibile, no, perché la prima reazione di uno che, come me, era completamente estraneo a queste cose qua, che si avvicinava a questo mondo qui, era non credere ai miei occhi di base. E questo è il sistema con cui lo fissano. È una staffa metallica, ok, in cui è saldato per ribollitura questo anello, ok, qui c'è una cerniera. La cerniera è sotto alla pista, ok? E va rivettata con questo perno qua. Quindi, rivettando Con la cerniera pressione. sotto alla pista, ok? E rivettandola con questa parte qui ho dei perni che passano attraverso il taniere che mi fanno anche la doppia funzione di compattare. Taniere, esatto, di evitare che si spanci ed è un problema molto più comune di quello che sembra, specialmente quando usi i libraggi originali, perché è veramente un problema reale, eh? Non è una cosa che può succedere. Mi è successo con più di una balestra che si sia aperta un po' così. Non è una tragedia, si incolla, si ripara, esattamente come ho trovato negli originali e va bene così, a posto così, perfetto, ancora più bella, più originale, Ancora più, beh, più storica, più più storica. storica. C'è la pista, che qui in questi anni è relativamente corta, ok? Che sporge insomma Sporge dalla, sì. di pochino, ed è una cosa che si vede anche dall'iconografia.
E tutta questa parte qua viene coperta da questo gancio qua, okay, che viene fissato con un cuneo che non fa altro martellate e le rimane così. Tac. È molto veloce da smontare e quindi io posso smontarla e custodire tutte quante le parti metalliche, compresa la manetta, l'arco, la staffa e il gancetto qua, ok? All'interno di uno spazio separato dalla balestra. Quindi